tua madre! Bella ragazzi, sono Bardo Roy e oggi ci troviamo qui su un nuovo video. Oggi proveremo Fears to Phantom, un gioco horror che ho appena scaricato. Non so la trama, di cosa parla, non so se effettivamente sarà un bel gioco, non so neanche quanto dura. Però noi lo proviamo e vediamo come va. Ok ragazzi, ho visto che c'erano tre capitoli, ma si penso si possa giocare solo il primo perché gli altri due devono uscire prossimamente su Steam. Quindi andiamo nel primo capitolo e vediamo cosa dobbiamo fare. Ok ragazzi, eccoci. C'ho avuto problemi col gioco, crashava quando avviavo il capitolo. Voglio metterlo su Reddit solo perché gli altri direbbero che è finzione. Non so dove è iniziato e la terza cosa non l'ho letta. Sì, però dammi il tempo di legge. Ok. È successo, penso, è stato nella metà dell'estate. I miei genitori sono andati via per un weekend per un viaggio di lavoro. Quindi ho, penso, è badato, sono stato da solo tutto il weekend. Non ti fanno leggere, non ti fanno leggere. Tu dici, vabbè. Buono, 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 buono. Peggio di come mi svegliavo io per andare a scuola la mattina, effettivamente. Buono. Che ore so? E 8 e 3. E te lamenti? Sta svegliando, è 8 che sta svegliando. Mi ha sturbato stavo. Ok. È postazione, eh? Casi classiche americane, penso. Ok. Penso che devo aprire. Mi sto a cagare sotto già, posso dire la verità che mi sto a cagare. Mi madre. E levate. La mia esca per leggere i messaggi. Oh, sono qua. Perché sei così paranoica? Mamma, ho 14 anni. Cazzo. Uomo vissuto. Non ordinare niente. L'ha fatta. Buono, c'ha ma lasagna a frigo. C'avemo la lasagna. E c'hai una lasagna, nessuno ci può sconfiggere. Succede sempre qua. Oh, dai. Perché non accendi le luci però? Dio. Che era? Per cane che abbaia. Non c'è. Non cerca. Raga, non è normale, eh? Ah, ma posso dire su di. Buona lasagna. Il fri... cosa? Dove ho messo? Rigo, bisogna chiuderlo. Ah, no. Spegna la ventola. Prendi in coltello, non puoi prendere in coltello. Posto? Lui deve guardare la televisione mentre mangia. Porello. Guarda che casa che c'hanno questi. Bella. Così. Penso che sia spenta. Ok. Abbiamo accesa la televisione. Oh. Mo sì, eh.
era? Beh, ma la rimane. Ah, devo proprio cliccare. Mamma! Che mi ci hai messo dentro sta lasagna? Quelli erano effettivamente dei piedi. Sono molto sicuro che quelli erano dei piedi che sono saliti. Ah, è fastidiosa sta cosa che si mangia tutta la lasagna. Ma perché devi andare a dormire adesso proprio? E questo me lo porto io, lo tiro in faccia. Zitto. Qualcosa è arrivato. Ma tu? Vieni con Jessica. Vieni da Jessica domani. Sì, ci arriva domani, sì. Perché sali così piano le scale? Dai, fra. Perché questo deve andare a dormire se si è appena svegliato? Dai, ma che fai i compiti prima di andare a dormire? Ma va a dormire e basta, i compiti si copiano domani mattina a scuola, oh, ma tu devo insegnare io. Devo ancora capire qualcosa di utile alla trama del gioco. Cioè, i genitori ci hanno accannato a casa, noi siamo da soli, questo si mette a fare i compiti quando sta da solo a casa. Fino a mezzanotte e mezza per fare i compiti. Ma che te cali? Boh, no, mamma mia, mamma, dai. Non stare sveglio fino a tardi, bambino. Adesso passa quello. C'è la palla di piede, c'è le telecamere dentro casa questa. Vabbè. Posso andare a dormire, mo? Mezzanotte e mezza, fatti i compiti, dai, 8 di mattina. Poi erano le 8 di pomeriggio. A posto ragazzi, è finito il gioco, ci vediamo. Lui l'acqua all'una e quarta. Ma vai a bere col. Ma vai quando vai a dormire, ma portati l'acqua appresso. Le luci, quando. Dai via questo l'acqua. Beve in modo un po' strano questo. Mi sto a caga sotto. Tanto mo dovrà andare. No, perché devo andare bagno. Immagino. Non ho fatto tempo, ma. You there? Ma che sono matti? Oh, c'avevo per chicca la porta, c'avevo. Perché ti hai messo sotto al letto? Come esco da sotto al letto, raga? Favore? Esci da sotto al letto. Ah, ovviamente. Devo andare a guardare chi era. Madre! Pezzo di merda! Posto. Finito così il gioco.
Ok ragazzi, l'episodio di oggi finisce qui. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che se perdi sei chiuso il gioco e devi ricominciare tutto da capo. Probabilmente uscirà un altro video perché voglio provare a completarlo, almeno a cercare di capire cosa bisogna fare per completarlo. Grazie di aver guardato il video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace sotto e condividete ai vostri amici. Venite anche in live su Twitch e andate nel mio profilo TikTok e Instagram, che troverete qua sotto nella descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!